Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi nuova video recensione riguardo una serie TV e come potete vedere dal titolo qui sotto parleremo di Girl Boss, altra produzione targata Netflix uscita sulla piattaforma streaming il 21 aprile, esattamente una settimana fa. Si tratta di una comedy basata sull'autobiografia di Sofia Amoruso, che racconta le vicende appunto di Sofia, una ragazza un po' ribelle che non ama seguire le regole. Lei infatti è una cambia spesso lavoro perché non riesce a trovare qualcosa che la appassioni veramente, ma allo stesso tempo un amore sfrenato per il vintage, e sarà proprio questo, accompagnato a un pizzico di fortuna e a un'idea un po' bizzarra ad aprirle un mondo. La nostra protagonista è interpretata dall'attrice Britt Robertson, che io avevo già avuto modo di vedere in altre produzioni, come ad esempio nei film La risposta è nelle stelle o in Tomorrowland, o per quanto riguarda invece le serie TV in The Secret Circle e in Under the Dome, entrambe cancellate. La sua interpretazione in questa serie TV è stata veramente esilarante. L'ho trovata perfetta. Perfetta e adorabile, ha saputo destreggiarsi in modo impeccabile sia nelle parti più divertenti, ma anche nelle parti più commoventi ed emozionanti. Ma chi è Sofia? Sofia è una ragazza che è consapevole di dover diventare adulta, ma allo stesso tempo non vuole farlo, perché per lei crescere significa diventare monotoni, noiosi, come spesso accade a chi compie una vita di routine o a chi fa un lavoro che non dà stimoli, non dà soddisfazioni. Lei è una ragazza esuberante, egocentrica, dal carattere forte e scaltro. Appare una ragazza superficiale, ma in realtà quando da sola con se stessa, lei si mette in discussione e sa che c'è qualcosa che deve essere modificato nel suo atteggiamento. Lei incarna un po' tutti i timori, le paure, le insicurezze dei giovani di oggi riguardo il futuro, questo futuro incerto, e in questo mi sono rivista molto in lei. Si trova in una di quelle fasi in cui si è arrabbiati con il mondo, in cui non ci si sente capiti, in cui si vorrebbe cambiare la propria vita, fare chissà che cosa, ma alla fine si ottiene dagli altri soltanto derisioni, umiliazioni, demoralizzazioni, perché le proprie idee vengono considerate non concrete, non fattibili, folli appunto. Una delle cose che mi ha risaltato subito agli occhi è stato sicuramente il confronto fra vecchia e nuova generazione. È già visibile sin dalla prima scena. Infatti abbiamo questa anziana signora che reputa i giovani di oggi dei falliti, mentre invece dall'altra parte abbiamo Sofia che cerca in tutti i modi di dimostrargli il contrario. Un altro punto interessante di questa serie TV è sicuramente il rapporto fra padre e figlio, questo padre che rappresenta la classica preoccupazione di ogni genitore. Infatti il padre di Sofia vorrebbe per lei che lei avesse un lavoro stabile e sicuro, mentre invece lei dall'altra parte cerca di dimostrargli costantemente che le sue aspirazioni sono concrete, sono fattibili e possono portarla al successo. E quello che lei vorrebbe da parte sua è solo un po' di sostegno e un po' di comprensione. Girl Boss è una serie TV che incita a non smettere di sognare, a credere nei propri sogni, nelle proprie idee e a fare di tutto pur di portare al termine, anche a dispetto delle persone che invece sostengono il contrario, proprio come fa la nostra protagonista, che riesce a trasformare una sua passione in una fonte di guadagno, realizzando il suo sogno che è un po' poi che diventa poi un po' il sogno di tutti, ed è proprio questa la chiave del successo. E Girl Boss è un viaggio alla di scoperta, di formazione, di crescita, ma soprattutto di rivincita nei confronti di tutte quelle persone che non credevano in noi. È una serie leggera, non troppo impegnativa, ma allo stesso tempo non priva di contenuti. Io per ora mi fermo qui e per tutti questi motivi vi consiglio la visione di questa simpatica serie TV. E come al solito vi lascio qui sotto in info box tutti i miei contatti e vari social. E voi lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Un bacio e alla prossima. Ciao!